6 novembre 1860, Abraham Lincoln viene eletto 16° presidente degli Stati Uniti. È il primo repubblicano a detenere la carica. La sua politica a favore degli interessi industriali e di abolizione della schiavitù negli Stati del Sud sarà alla base della guerra di secessione. Verso la fine della guerra, Lincoln si espresse insistentemente a favore di una politica di riconciliazione nazionale e di condanna nei confronti di qualsiasi proposta di rappresaglia verso il Sud sconfitto. L'odio nei suoi confronti dei sudisti radicali armerà la mano dell'attore J.W. Booth, che lo assassinerà il 15 aprile del 1865, 6 giorni dopo che il comandante delle truppe sudiste, il generale Robert Lee, si era arreso al generale nordista Ulysses Grant.